Benvenuti amici, io sono Salpimpo, oggi siamo su Halo Neighbor 2 Demo, uscita da pochissimo su Steam, quindi andiamola a giocare. Vediamo un po' che cosa ha combinato il vicino. Ovviamente non ci saranno spoiler per quanto riguarda Halo Neighbor 2 finale. È proprio il messaggio che ci avverte all'inizio quando abbiamo il gioco. Quindi lo andiamo a giocare per questo motivo, così non ci spoileriamo niente. Nuova partita e vediamo che cacchio ha combinato il vicino in questa demo. Allora, che c'è da fare? Ovviamente io non ne so completamente nulla. Cambia rispetto al gioco che abbiamo provato l'ultima volta. Una chiave. È diverso, quindi dobbiamo praticamente scoprire cosa c'è da fare da cima a fondo. Prendiamo l'ingranaggio e lo ficco qua praticamente. Ok, ne dobbiamo trovare altri due. Allora, comincia, eccone un altro. Gli tiro un pezzo di vetro, no? Piedi di porco. Nel dubbio spacco qui, cos'è? Una pietra. Un masso enorme, glielo tiro. Aspetta, come si... Perfetto. Però con un po' di mira, probabilmente. Tac, fatto. Prendiamo. Molliamo qua. Ok, e manca praticamente l'ultimo. Dove sarebbe l'ultimo? Ah, qui possiamo... Ok, possiamo spaccare. Mi insinuo per di qua. Space, mi arrampico e me ne vado. continuo ad arrampicarmi e me ne vado. E qua ovviamente deve esserci l'ultimo ingranaggio, giusto? Però... Ah, mi arrampico ancora qua. Tac. Perfetto, trovato l'ultimo ingranaggio. Mi butto giù, tanto è morbido. Inseriamo l'ultimo ingranaggino. E direi che possiamo attivare, no? Non funziona, perché? Ho sbagliato, mi sa, la disposizione degli ingranaggi. Ottimo così. Allora, tolgo questo, lo metto qua e qua metto quello blu. Perfetto, funziona. Ragazzi, come sempre vi invito a lasciare un bel like. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti. Allora, qui abbiamo delle assi svolazzanti. Perfetto. Quella presumo sia la casa del vicino, perché non vedo altre case, quindi insinuiamoci. Diamo un'occhiata, io darei prima un'occhiata all'esterno e alle finestre anche, per vedere se lui è in zona. Sì, vabbè, salve. Guardate quanti lucchetti che abbiamo da aprire, si sta andando a sedere. Tra l'altro ha una cosa sui pantaloni. Cos'è, una chiave? Non lo so, da qui si vede meglio. È una chiave inglese. La dobbiamo rubare. Se viene qua gliela rubo. Vicino. Salve. Salve. Voglio tentare di rubargliela, ma da qui è impossibile, mi sa. Ci arriva. Vai. No, mi prende. Allora, dobbiamo rubargli quella chiave. Dobbiamo capire come. Allora, lui non mi sembra poi così reattivo. Cioè, al momento in cui va a sedersi... Si è stato sneaking? Lui non mi sembra molto reattivo, ragazzi. Mi sembra molto ciecato anche, addirittura. Altro che reattivo, è proprio ciecato. Perfetto, una chiave l'abbiamo recuperata. Io avevo un inventario nell'altro gioco, qua. Ok, perfetto. Una chiave l'abbiamo recuperata. Lasciamola lì nell'inventario. Cerchiamo di capire cosa fare. Cosa fare? Vabbè, diamo un'occhiata all'esterno della casa. Vediamo se c'è qualche entrata secondaria. Qua è tutto sbarrato. Qua è tutto completamente... Che è? Un gattino. Ciao gattino. Stai giocando con la mappa? Posso prenderla? Che? Mi graffia. Cioè, non si vede che mi graffia, però lui fa il segno che gli fa male la mano. Gattino, guarda che ti do un colpo di chiave in faccia. Qua abbiamo la... Ah, dobbiamo dargli da mangiare al gatto. Probabilmente lui mi darà la mappa. Vabbè, qua che c'è? Ovviamente non so completamente niente di tutto ciò che c'è da fare. Vabbè, io continuiamo ad esplorare l'esterno. Magari troviamo qualcosa di interessante. Poi non lo so. Entrare da lì mi sembra abbastanza pericolosa la zona. Quindi io entrerei dalla cucina. Mi esplorerei la cucina io.
prendo la pala e qui è chiuso. Lo scantinato. La porta d'accesso credo sia quella chiusa con i quattro lucchetti. Ecco perché questa è pure chiusa. Altrimenti avremmo finito il gioco tempo niente. Invece no. Comunque la pala ce l'abbiamo. Il mio inventario che contiene ancora degli oggetti. Ottimo così. Tra l'altro anche una pala di 1,5 metri. La mia borsa la contiene senza particolari problemi. Allora, da qui è tutto chiuso. E qui siamo ritornati praticamente all'inizio. Adesso mi conviene da qui? Ovviamente no. Io andrei da quella parte dove c'era il gattino. Non so bene a cosa possa servirci una mappa, però ho l'impressione che ci serva. Gattino, la mappa. Niente, vuole il cibo. Imbir si chiama. Però mi indica con la zampetta. Cibo, cibo. Perché in tutti i giochi devo avere a che fare con i gatti io? Allora, qui abbiamo qualcosina con la quale interagire. Mi posso nascondere. Ok. Poi qua che c'è? Guardiamo all'esterno. Ovviamente qua andiamo all'esterno. Poi qui abbiamo una casa delle bambole. Dobbiamo inserire degli oggetti. Ok. Cerchiamo di memorizzare tutto quello che troviamo, perché c'è un mondo da esplorare. Qua c'è la statuina. La metto qui. Posso metterlo ovunque. Mi sa che posso metterlo ovunque. Mi sa che dobbiamo capire dove metterla. C'è da capire tu. Gli enigmi di questo gioco sono assurdi. Allora, vediamo se c'è qualche cassetto che si apre da queste parti. Il frigo. Guardate lì, la combinazione c'è stata data. Aspetta, quindi il vicino va messo a destra, poi il bimbo al centro e la bimba a sinistra. Ok, vabbè, giustamente l'ho messa in posizione giusta, va bene così. In frigo, abbiamo casomai cibo per gatti? Un pesciolino, che è? Un pesciolino, un biscotto pesciolino, gli piace? Te, mangia? Non gli piace. Prendo lo stesso la mappa. Mi graffia. Vai a mangiare il pesciolino, faccia di gatto malefico. Dai su, ti prendo a colpi di palo in faccia. Vai adesso. Non mi graffia. Ma il pesciolino non gli piace. Ah, adesso sì, vai, mangia. Ok. Alleluia, fatto. Recuperato un pezzo di mappa. Però non possiamo esaminare, quindi non capisco bene dov'è che indica. Però indica, presumo all'esterno, non lo so. Vabbè, cominciamo ad esplorare, direi, l'interno della casa. Questa porta porta, questa porta porta alla zona centrale. Dove cacchio è lui, però? Vabbè, a che non c'è, vediamo che cosa fare. Qua dobbiamo inserire altre cosucce. Cioè, possiamo anche spostarlo. E vabbè, finché non capisco che fare, è inutile che lo sposto. Via! Mi sono incastrato. Speriamo di non perdere oggetti, perché se perdiamo gli oggetti siamo un po' fregati. No, non sembrerebbe. Ho perso la chiave inglese. Ho perso la chiave inglese, che brutto essere. Se l'è ripresa, mi sa. Si è ripresa la chiave inglese, dov'è? Ma che faccia di capra, la chiave inglese te l'ho rubata però. Come puoi essere così? Fammi capire se l'è ripresa. Se l'è ripresa, sì. Vabbè, allora gliela lasciamo. Dobbiamo capire che cosa farci. Nel dubbio me ne andrà. Ah, possiamo metterla qui. Mi manca l'ultimo pezzo però. Ok, vabbè, dico, possiamo capirci qualcosa. La X è qua. La casa del vicino probabilmente è questa. E questo è il capanno dove ero io. Mi ha preso. La X era dietro il capanno. Ho perso. Perdiamo un oggetto alla volta. Ho perso anche la pala. Credo di aver visto la X vicino. Vicino il capanno. C'era il capanno. La stradina, che probabilmente è questa. E accanto il capanno, da ste parti, c'era qualcosa. Mi indicava la X. Però qua non c'è niente. Che cacchio indica la X che non c'è niente? Qua? No. Era un po' distante comunque
dal capanno, quindi non credo sia così vicino. Qua non c'è. Mi sa che ho fatto un buco nell'acqua allora. Non era vicino al capanno. E invece sì. Abbiamo bisogno della palla che io avevo trovato. E che probabilmente... Qua c'è niente, no? Che probabilmente è ritornata in posizione. Altrimenti dov'è che l'ho persa? Dove mi ha ucciso lui? Probabilmente, vediamo. E invece no, è tornata in posizione. Meglio così. Andiamo a scavare allora. Cosa nasconderà mai il vicino sottoterra? Scopriamolo subito. Che è? Ah, scava ancora, ok. Una bambolina. Ok, trovata la femminuccia. Andiamo subito ad inserirla. E ci manca il maschietto per ottenere... Che cosa? Boh. Chi lo sa, qualche oggetto da inserire da qualche altra parte, ovviamente. Entriamoci dalla cucina, che mi sembra un po' più sicura. Ok, e mettiamo la bambola qua. Perfetto, ci manca il maschietto. Allora, andiamo avanti con l'esplorazione. Dobbiamo esplorare. Allora, io sono andato di qua. Proviamo da qui. Vediamo. Tra l'altro dobbiamo ancora salire. Qua invece... Aspetta che mi chiudo perché ho visto una cosa fighi. Chiudi, chiudi. Ho fatto un casino orribile. Ho fatto un casino orribile. Perché non chiude la porta? Chiudi, non chiude le porte. Cioè, il rumore si sente, però... Ah, è incastrata con il pollo. Incastrata con il pollo. Vabbè, io che devo fare qui? Salgo sul pollo, via. Salgo sul pollo. E qua? Che cosa posso fare qua? Salto sul pollo, tac, tac, tac. Possiamo rimbalzarla, per fare che? Apro la cassetta? No? Che faccio allora? Questo? Ho raddrizzato un quadro. Perché mai avrei dovuto raddrizzare un quadro? Domanda da $1 milione. Salve. Abbiamo perso la pala. Vabbè, la pala non me ne frega più niente. Non abbiamo più oggetti che ci servono. Abbiamo il piede di porco. Non lo so se poi ci serve. Però nel dubbio lo butto. Lo butto qua. Lo butto qui. Tanto vale lasciarli qua. Sperando non ci siano bug. Allora, dobbiamo... capire che... Aspetta che ne ho visto un altro. Perché dovrei riaddrizzare i quadri? Qua ce n'è un altro. Aspettiamo che lui faccia qualcosa. Posso saltare? Ok, ma perché lo devo riaddrizzare? Aspetta che mi arrampico. Non mi puoi prendere faccia di velluto. No, vabbè, sto vicino un po' scemo però. Allora, aspettiamo un po' che si allontano. Diamo un'occhiata in giro. Non c'è niente. Finestra. La bambolina. Ok, come la apro? La chiave inglese. Dobbiamo riprenderci la chiave inglese. Ho capito. E qui? Dove cacchio siamo qua? Mi sto perdendo. Guardate che c'è qui. Il tizio con la spada. La spada. Il braccio. Mi sto perdendo, ragazzi. Troppe cose da fare. E non so minimamente che cosa... Delle forbici per tagliare i cuscini. Eh? Aspettate, io sto cercando di memorizzare. Abbiamo perso il braccio, tra l'altro. Sto cercando di capire che cosa fare per primo. Perché abbiamo dei quadri da raddrizzare. Un braccio perso. Il piede di porco è rimasto qua, va bene. Allora, il braccio presumo di ritrovarlo lì. No, vabbè, l'orso ha anche una chiave in bocca. Abbiamo bisogno di qualcosa da mettere qui pure. Ma quante cose di cui abbiamo bisogno però ci sono da trovare in giro. Allora, il braccio era da queste parti. Dove? Ah, eccolo qua. Ok, riprendiamolo. Dobbiamo metterlo lì. Però cercando di evitare anche il vicino. E via. E via. Mi nascondo. Chiuso però lì. Scappo proprio fuori. Me ne scappo fuori. Ok. Mettiamo il braccio al manichino e succederà qualcosa. Lui dov'è? Via, via, mettiamoglielo. Ok. Devo spostarlo. Ho capito, ma la posizione è quella che abbiamo visto. La posizione è questa. Va benissimo così. Una manovella, una leva. Da mettere. Oh, cacchio.
occhio. No, via, me l'ha dato in faccia, via. Corre, da voce lotto, corri. Via, allora. Ho perso l'oggetto, no, ce l'ho in mano. Forse la leva che va sull'orso. Ah, e lì c'è anche un altro quadro. Aspetta, aspetta. Vicino, ti sto raddrizzando i quadri, no, mi dovresti pure ringraziare. E invece rompi le scatole. Avanti, su, vattene via. Oh, alleluia. Possiamo un altro quadro da raddrizzare, perché facciamo un rumore. Come ci arrivo qua? Vai, arrampicati, ok. Non ho ben capito a che serva raddrizzare i quadri, però se possiamo farlo, lo facciamo. Non so se serve a qualcosa. Ancora qua, Ma io a sto punto vado a entrare dalla porta principale, che già mi ha frantumato le scatole. Piano. Un altro quadro da raddrizzare qua? Ok. Questo non si raddrizza. Ah, ho capito. Sono collegati a questa porta segreta. Credo. Non lo so, vedo vedo un filo passare da qui. È una porta segreta. Credo di sì, perché comunque c'è qualche cosa di visibile. Vabbè, facciamo una cosa alla volta. Cerchiamo di mettere la maniglia sull'orso. È un po' ciecato comunque. Io mi perdo comunque qui. Un po' mi perdo in questo gioco. Allora, mettiamo la maniglia giusto qua. Non è, no, non va qua. Dove va sta maniglia? Qua mi dice... Ah, ok, perché adesso sì e poco fa no. Chiave, finalmente una chiave trovata. Adesso dobbiamo inserirla. Il problema adesso è inserirla. Il problema adesso è inserirla. Quindi ricordiamoci, dobbiamo andare ancora sopra. Dov'è il vicinozzo? Vicinozzo? Si è buggato qui. Il vicino che si è buggato qui, ragazzi. Ottimo per noi. Perché almeno posso inserire la chiave. Che cacchio fa? Adesso si sbugga non appena io mi avvicino lì. Si è buggato. Che cacchio stai facendo, vicino? Mi si è buggato il vicino. Allora ti rubo la chiave, scusami. Che fa? Me lo chiedi? L'ho presa, però ce l'ha ancora. L'ho presa? Non ce l'ho, no. Con il vicino buggato non posso prendergli la chiave. Non ci credo. Non ci credo, la mi faccio prendere. No, vabbè, facciamo le altre cose. Poi all'ultimo facciamo questo, chi se ne frega. Allora, vado a... qui c'è una cassaforte con un codice che ho intravisto da ste parti. Dobbiamo capirne la combinazione. 3, 5, 7, 9. Proviamo. 3, 5, 7, 9. Ovviamente sbagliata. Quindi... 3, 7, 9, 5. Proviamo. Vabbè, le proviamo tutte. 3, 7, 9, 5. Fatto, meglio. Le forbici. Trovate le forbici. Allora vado a tagliare tutti i cuscini di sto mondo. Taglia, taglia. Che troveremo mai dentro a un cuscino in particolare? Che troveremo mai? Niente, non c'è niente. Sto tagliando tutti i cuscini. Così vicini impari a rompermi le scatole. Ti voglio se si è buggato completamente il vicino e non riusciamo a completare il gioco. E io sto facendo tutto sto casino per niente. Non c'è niente in questi cuscini. Qua c'è un altro. Una chiave. Ok. Tac. E rimangono due chiavi. Una chiave probabilmente ce la darà la casa delle bambole. Ed una chiave forse è il fatto di raddrizzare tutti i quadri. Proviamo. Ne ho già raddrizzati quanti? Tre, comunque questo è il terzo. O il quarto. Perché si raddrizzano nuovamente? Uno. Due. Tre. E infatti quattro qui. Vai. Ok. Fatto. Mi sa che dobbiamo essere veloci a raddrizzarli, perché... ritorna in posizione. Che bella cosa. Allora via. Veloci. Veloci come il vento. Veloci. Veloci come il vento. Ok. Questa l'ho appena raddrizzata. E va bene così. E l'altra dov'è? Dobbiamo memorizzarne la posizione. Era qui in cucina. Eccola là. Fatto. E si è aperta la porta. Eccola. Avevi intravisto qualcosa. Avevi intravisto qualcosa sul muro. Un passaggio segreto. Un altro piede di porco e un'altra chiave. Ok.
quindi andiamo ad inserirla. E ci manca l'ultima. Tac. Adesso purtroppo noi non possiamo prendere la chiave inglese. Però l'azione la fa. Però non possiamo prenderla, non ce l'ho nell'inventario. Proviamo a farci prendere dal vicino. Magari si sbagga. Dobbiamo recuperare la chiave inglese per salire lì e prendere l'ultima bambola. Allora, carissimo vicino, ti sei sbaggato? Buongiorno. Si è sbaggato, meno male. Allora, dov'è? Vieni qua. È faccia di capra. Eccolo qua, si sta andando a sedere. Perfetto. E io ci vado in azioni stealth. Lui non si accorge minimamente di niente. Io gli frego la chiave. Visto che è tanto ciecato fino a un certo punto. Niente, da qui non è possibile prenderla. Dobbiamo aspettare che lui faccia qualcosa. Ecco, è partita l'attacco. Ci vado sempre sneaking. Dove sta andando? Oh cacchio. Si è messo a letto. Grande. Però. Ok, veloce, veloce, via. Ok. Chiave recuperata. Possiamo prendere l'ultima bambolina. Se lui non mi frantuma le scatole, ovviamente. Come in questo caso. Vai, vici, vattene via. Ormai hai perso. Mi manca l'ultima chiave e l'ultima bambolina. È andato nuovamente a letto. Via, corri. Corri, ramoscellotto laggiù. Pappara. Ok, apri. Oh, ovviamente, prima apriamo qua. Apriamo la grata. Mi insinuo. Mi abbasso le cornicina. Prendiamo l'ultima bambolina. E ce ne andiamo di là. Corri pure. Niente, io mi perdo sempre. Fatto. La porta che non si chiude. Vabbè, inseriamo la bambolina prima di perderla in giro. Fatto. Chiave, ultima chiave. Andiamo ad inserirla. Vicino permettendo, ovviamente. Sempre e comunque. Non ti prende la briga, vici. Ho aperto l'ultima. Non è vero, cioè, l'ho aperto il lucchetto però. L'ho aperto il lucchetto, quindi la chiave non l'ho persa. Giusto? Il lucchetto è aperto, devo semplicemente entrare. Ok, vicino. Aspettiamo il vicino che se ne va in bagno. Ok, dalla finestra non mi vede. Non si sa come, pure così. È partito l'attacco. Non facciamo casino. E via. E via. E via che me ne vado. Scantinato laggiù. Grazie per aver completato la demo, ci auguriamo che ti sia piaciuta. Però siamo scesi nello scantinato, ma non ci è dato sapere che cosa abbiamo trovato, perché vi ricordo che siamo ad una demo e non ci sono spoiler. No, vabbè, non vedo l'ora che esca, ragazzi. Quindi mi raccomando, se vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al canale se siete iscritti, attivate la campanella. E per oggi è tutto, al prossimo video.